Queste sono le Altra Thorin 7 lanciate proprio oggi sul mercato mondiale e rappresentano la scarpa che potreste utilizzare per tutte le corse lente, per l'estate, per l'inverno, per le corse di tutti i giorni, soprattutto se cercate ammortizzazione e soprattutto comfort, che questa scarpa ce l'ha scritto pure nel DNA. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa drop zero, 30 mm nel tallone, 30 mm nell'avampiede, l'altezza dal suolo rispetto al modello precedente è stata alzata di 2 mm, la scarpa pesa 258 grammi nella taglia US 9, anche se il catalogo di Altra è relativo al taglia 44, quindi 10,5, e in questo caso la scarpa peserebbe 279,8 grammi, quelli di Altra sono super precisi. In realtà, poi, parlando di specifiche, bisogna sapere che Altra ha tre tipologie di foot shape, ossia di spazio nell'avampiede. In questo caso stiamo parlando della versione standard, che è la via di mezzo, che però rappresenta una delle più spaziosi presenti sul mercato. Nella recensione vi racconto quali sono le cose che mi sono piaciute, quelle che mi sono piaciute di meno e soprattutto le caratteristiche tecniche della scarpa e dove è cambiata rispetto al modello 6. Tra l'altro sarebbe illuminante se vi iscrivesse al canale, anche se questa non si illumina, per non perdervi ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni saranno copiose. A livello di tomaia sono quattro le cose da considerare. In primo luogo, come ho già detto, lo spazio nell'avampiede è assolutamente eccezionale. Secondo me lo standard foot shape è quello che raccomando a chi volesse scegliere Altra. D'altro canto, la tomaia è in engineering mesh e può essere utilizzata sia per l'estate sia per l'inverno, lo capite anche guardando il fatto che nella parte posteriore del collarino è presente un elemento riflettente. Ho preso un nuovo pistolotto per misurare la traspirabilità di questa scarpa. Fondamentalmente, secondo me, la rivera è migliore, ma al tempo stesso la qualità dei materiali vi consente di utilizzarla anche nella stagione estiva senza nessun problema. La tomaia è davvero molto premium, i disegni nella parte anteriore sono assolutamente piacevoli e perfetti. A livello di lacci, la scarpa fondamentalmente non si dovrebbe slacciare. Ho amato questi lacci piatti, il fatto che abbia comunque i soliti sei occhiali. E voi vi chiederete, a livello di Elephant in the Room, che era la linguetta, ossia il coniglio sotto di me, nella versione precedente, versione 6, aveva qualche problema soprattutto sul collo del piede. In questo caso è stata migliorata in maniera significativa, ora è davvero setosa, non è praticamente paffuta, ma al tempo stesso vi consentirà di gestire tutte le corse estive e invernali senza nessun problema. Tenete conto che la linguetta non è a soffietto, ma al tempo stesso non ha avuto nessun problema ad allacciarmi la scarpa e di fatto la scarpa non si è mai slacciata. Poi chiaramente dipende anche dal vostro collo del piede e da quanta attenzione dedicate ad allacciarvi la scarpa. A livello di numero, poi, io suggerisco mezzo numero in più rispetto a una scarpa più classica. Da un lato avrete più spazio nell'avampiede, dall'altro la presenza dei rinforzi nella parte laterale e superiore potrebbe darvi una sensazione diversa rispetto a una scarpa tradizionale. Però la scelta la lascio sicuramente a voi, anche perché i negozi Altra vi sapranno consigliare al meglio. Ho amato anche il tallone, che è molto stabile, ha una struttura particolarmente rigida nella parte posteriore, consente poi di assecondare al meglio il tendine d'Achille. Penso che questa scelta di design sia stata fatta fondamentalmente perché è stata aumentata l'altezza dal suolo e di conseguenza per quelli che appoggiassero di mesopiede, ovviamente questa scarpa è pensata per una corsa più naturale, potrebbero magari avere qualche problema di appoggio. Grazie ai miei sensori ho rilevato che la scarpa è comunque davvero molto stabile, proprio grazie al fatto che questa struttura asseconda il piede in maniera precisa. Inoltre gli elementi riflettenti sono anche sulla parte esterna della conchiglia, conchiglia che comunque ha un piccolo salottino nella parte esterna ma anche nella parte interna. Da notare però il fatto che nella parte posteriore la scarpa vi consente un bloccaggio del piede molto migliore rispetto al modello precedente e inoltre la scarpa ha mantenuto la flessibilità sia laterale sia frontale, che era la caratteristica unica della Thorin 6. A livello di intersuola, la scarpa utilizza
il famosissimo Ego Max, che fondamentalmente è molto durevole, molto reattivo, non così reattivo ovviamente come la scarpa da gara, ma al tempo stesso davvero comodo, senza necessariamente obbligarvi ad atterrare sul cuscino, perché questa ammortizzazione è davvero molto bilanciata, anche grazie al fatto che è stata aumentata di 2 mm l'altezza dal suolo e di conseguenza potreste in effetti correre senza necessariamente affondare, come invece succede con altri competitors che hanno fatto la scelta di avere una scarpa davvero molto molto morbida. Parlando poi con il diavoletto esperto di scarpe, fondamentalmente la costruzione in parte a barchetta, anche se l'avampiede non è così pronunciato, ci si potrebbe porre due quesiti. In primo luogo, è la stessa ammortizzazione delle vie Olympus? La risposta è assolutamente no, questa è leggermente più morbida. E inoltre, è una scarpa davvero zero drop? La mia risposta è assolutamente sì, anche se la sensazione di chi corre con queste scarpe è che voglia una corsa più naturale, e probabilmente questa scarpa si avvicina di più a un drop minimalista, ma non proprio zero. Dal mio punto di vista è assolutamente una corsa che piace, è piacevole e può essere effettuata a tutti i ritmi. Credo che ci si riesca a correre dai 7 al chilometro fino quasi ai 3,30, ma molto meglio fino ai 4. Chiaramente l'ho amata di più nelle corse lente, mentre sto aspettando da Altra la conferma per eventualmente partecipare a una gara con una delle loro scarpe, la migliore presente sul mercato, ma questa è tutta un'altra storia. A livello di stabilità, come ho già detto, il tallone la rende unica, ma anche gli elementi termosaldati nella parte centrale e soprattutto il battistrada, che nelle giornate di pioggia vi consente comunque una trazione eccezionale, perché è presente come al solito l'inner flex, che consente di cambiare direzione senza nessun problema, e al tempo stesso un movimento perfetto del piede che rende questa scarpa davvero una delle più comode presenti sul mercato. A livello di angolo del professore bisogna tenere in considerazione il fatto che la mescola Ego Max potrebbe avere nella parte anteriore una doppia densità, e sicuramente in funzione del vostro appoggio potreste avere un migliore o un peggior comfort, ma di fatto sicuramente questa schiuma resta comunque molto reattiva. Non la suggerisco per chi atterrasse di tallone, ma non credo che nessuno cercherebbe una scarpa di questo tipo, anche se i competitors principali del marchio americano hanno fondamentalmente un drop comunque minimalista. A livello di battistrada sono due le cose da notare. In primo luogo sicuramente il fatto che, nonostante abbia due colori, il battistrada è molto simile in termini di durometro. Al tempo stesso ci sono delle scanalature interne che aiutano il piede nei cambi di direzione. Mi è capitato in Valle Olona che entrassero dei piccoli sassolini. Chiaramente questa scarpa va benissimo per una corsa su sterrato, ma non la suggerisco in un trail, dove Altra peraltro ha un expertise molto rilevante. Dal punto di vista della durata, sicuramente grazie alla mescola Ego Max e alla qualità dei materiali, che sono assolutamente super premium, penso che questa scarpa possa durare fino agli 800 km. Se pesate fino agli 80 kg, la raccomando a tutti quelli che volessero correre in maniera naturale, anche a chi pesasse 80 kg, perché no, potrebbe essere una scarpa di avvicinamento allo zero drop. Tenete conto che dal punto di vista estetico è fantastica, con le onde sulla tomaia, ma anche sull'intersuola si vede proprio che Altra, che fa parte di un gruppo super multinazionale, sta dedicando moltissima attenzione a questi particolari. La raccomando anche a chi volesse camminare quest'estate, ma anche d'inverno. Anche però, se il mio suggerimento, il mio cuore e la mia testa, consiglia di andare per le Rivera 3, che quest'estate potranno essere il vostro compagno di avventura di tutte le camminate estive. A livello di difetti, fondamentalmente non ne ho riscontrati, se non il fatto proprio che nel battistrada si possano incastrare dei sassi, oltre al fatto che la tomaia è sì traspirante, ma quando ci saranno 40 gradi probabilmente il vostro piede potrebbe soffrirne, poi dipende anche dal piede. Infine, per chi avesse problemi al calcagno, sicuramente la struttura così rigida potrebbe non essere la soluzione ideale, anche se per il 90% delle persone chiaramente la stabilità della scarpa stessa è davvero incredibile.
In conclusione, con questa scarpa Altra non ha solamente alzato l'altezza del suolo, ma ha anche migliorato la qualità della scarpa stessa, ha corretto gli errori della versione precedente. Questa scarpa la suggerisco a chi volesse iniziare una transizione verso una corsa naturale. Chiaramente, se la volete fare meno estrema, aspetterei qualche mese con il lancio della scarpa Drop 4. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dar da mangiare al coniglio e a bermi un coffee. Il coniglio mi sta morsicando il piede, ci vediamo alla prossima, ciao!